Pace a voi tutti, benvenuti. Voi amici che state ascoltando, chi da queste parti, vicini e lontani, so che siete in tanti e vi ringrazio per quanti sono all'ascolto e sicuramente desiderosi di ascoltare qualcosa dalla parola di Dio. E questo lo faremo anche oggi e quindi certo lo Spirito Santo ci aiuterà anche in questo, sia nella spiegazione ma sia anche certo nell'ascolto della sua parola, che è molto importante. In questi giorni quindi si parla di liberazione, ci sono le festività, no, che riguardano la liberazione, però giustamente anche ai telegiornali dicono sì, liberazione, ma non del tutto, quindi non ne siamo ancora usciti fuori, no, da questo dramma del coronavirus, ma diamo gloria a Dio perché sappiamo che ogni cosa è nelle sue mani e quindi sappiamo che Lui ci porterà fuori da questa condizione. Però chiaramente vogliamo vedere anche la visione a livello spirituale e quante volte le scritture ci parlano quindi di come uscire fuori da situazioni difficili. E Gesù è venuto proprio per questo motivo, a trarci fuori dai pasticci, se vogliamo così dire, e vogliamo leggiamo qualcosa dalle scritture che riguardano proprio Gesù, un richiamo bellissimo che Gesù ci fa, e lo andiamo a vedere. Lo vediamo in Matteo, quindi capitolo 11, al versetto 28. So che tanti di voi sanno questi versetti a memoria, ma è bello sapere, ricordare che comunque abbiamo un Gesù che ci ama e vuole il meglio per noi e quindi ci fa sempre questo richiamo ogni volta. Bene, le scritture dicono questo, nel versetto 28. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Queste sono le scritture, cominciamo da qui. Gesù, come tante volte nelle scritture, fa un richiamo forte: venite a me. Non è la prima volta che leggiamo ciò. In molte parti troviamo, faccio un esempio, venite a me voi tutti che siete assetati. Ecco, c'è questo richiamo a persone che hanno bisogno, sono nel bisogno. E se tu oggi sei nel bisogno e ti senti nel bisogno, bene, la parola di oggi è la parola più opportuna per te, per me e per tutti quanti. Infatti dice: venite a me voi chi? Voi tutti che siete travagliati, voi tutti che siete aggravati. C'è un'altra versione che dice che siete affaticati, che siete oppressi, siete stanchi, siete appesantiti, quindi da tutto ciò che ci sta circondando proprio in questi periodi difficili. Ma diciamo che noi abbiamo la certezza che abbiamo qualcuno che è venuto apposta per noi, per fare cose meravigliose, per tirarci fuori, come ho detto prima, dai guai. E a questo proposito voglio riportarvi a una scrittura che abbiamo già sfiorato nelle predicazioni precedenti, e si trova in Luca, capitolo 4, dal versetto 18, ed è scritto in questo verso in questa maniera: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri,
mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Bene, fin dall'inizio vediamo che lo Spirito Santo era sopra Gesù. Era sopra Gesù per un motivo ben chiaro. Dice, mi ha unto per, quindi, evangelizzare, per guarire, per proclamare la liberazione, per il recupero della vista dei ciechi, per rimettere in libertà. Stiamo parlando di libertà. E quando si parla di libertà, possiamo chiaramente citare il nome di Gesù, perché lui è libertà. La sua parola è quella che dà libertà. E quindi lui è venuto proprio per liberarci dal peccato, liberarci dalla schiavitù del peccato. E quindi lui fa tutto questo, è venuto a farlo per noi. Ora, c'è un fattore che voglio considerare, brevemente, naturalmente, perché diciamo l'argomento si presta ad essere allargato in maniera enorme, ma già da quello che abbiamo letto possiamo già subito vedere che spesso noi siamo travagliati, quindi aggravati, stanchi, appesantiti, e lo possiamo essere in varie maniere, quindi nei vari stadi del nostro essere. Quindi parliamo dello stato fisico, quante persone in questo momento stanno soffrendo proprio nel loro fisico a causa del coronavirus e non solo, chiaramente anche di altre malattie o altre conseguenze, quindi ci sono tante persone che sono oppresse proprio nello stato fisico, che Dio possa veramente dare grazie a loro, no? Quindi di essere alleggerito, quindi togliere anche questo giogo, no? Del fattore fisico che viene coinvolto. Ma non solo il fattore fisico, viene coinvolto anche e probabilmente soprattutto il fattore mentale, no? Quando si parla di pensieri, quando si parla di stress emotivo, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con noi, no? Con quello che noi percepiamo, con quello che noi sentiamo, quello che diciamo quello che siamo noi praticamente. Poi c'è un altro aspetto che è l'aspetto spirituale. E l'aspetto spirituale forse il più sottovalutato, no? Ma dobbiamo dire che invece è la parte più importante, perché Gesù è venuto, come ho detto prima, per dare liberazione completa, quindi nel fisico, quindi nell'anima e nello spirito. Però come importanza viene prima lo spirito, poi il corpo, l'anima e quel corpo. Quindi, cosa è venuto a fare Gesù? Perché ci fa questo richiamo, venite a me? L'abbiamo letto, è venuto, ha fatto questo richiamo per dare a noi il riposo, diciamo, dal nostro travaglio, dalla nostra oppressione, stanchezza, e lui è venuto quindi a liberarci e a darci riposo. E quindi quando parliamo di riposo, parliamo, riposo dice delle vostre anime, quindi le scritture mettono in risalto il fatto che l'anima è al centro della persona, e da una parte c'è il corpo, da un'altra parte c'è lo spirito, ma chi percepisce le cose è l'anima, e quindi lui è venuto quindi ad alleggerire questo peso, il peso dell'anima, e vediamo come piano piano lo andiamo a vedere. Quindi parliamo di giogo, dice che è giogo, quindi è leggero, ma andiamo per gradi.
Cos'è il giogo? Il giogo è un attrezzo, è un arnese fatto di legno che si mette sopra i buoi, sopra il collo, e questo serve per alleggerire un pochino il carico, per distribuirlo e quindi fare in modo che il lavoro venga non solo semplificato ma anche alleggerito. E quindi si presta molto bene la parola giogo, è per quello che il Signore la usa. E anche perché in quei tempi si usavano molto i buoi, invece ora si usano i trattori, la cosa è un po' differente, ci vorrebbe magari un esempio differente, ma comunque tutti sappiamo il significato della parola giogo. E naturalmente Gesù dice che dobbiamo portare il suo giogo, quindi dice: prendete su di voi il mio giogo, il mio giogo. Io ho qui, mi sono scritto un versetto, in Colossesi, capitolo 1, versetto 13, dice: poiché egli ci ha liberati, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Ora, cosa voglio dire con questo? Quando parliamo di giogo, abbiamo già detto che il giogo serve per alleggerire il peso. Questo non vuol dire che io non devo più portare il mio peso, non devo più avere il mio giogo, però la cosa sta in questo, proprio in quello che abbiamo letto. Il giogo deve essere quello di Cristo, e per quello che si parla di giogo di Cristo, e non quello del diavolo. Infatti abbiamo letto, lui è venuto per far cosa? Per trasportarci da un regno all'altro. Ci ha liberati dalla potestà delle tenebre, in cui eravamo quindi schiavi del peccato e di tutte le sue conseguenze. Qual è la conseguenza massima del peccato? Se non la morte. Ecco, quindi lui ci ha tolto da questo regno di tenebre per portarci a un regno, il regno della luce, il regno del suo amato figlio. E quindi lui ci toglie un giogo per darcene un altro. Ma questo giogo che lui ci dà non è come quello che dà il diavolo, a cui tutto il mondo è sottoposto, se non quando si ravvede a Dio e quindi viene tolto il giogo di Satana e gli viene dato il giogo di Cristo. E quindi nel momento in cui noi andiamo a Cristo, crediamo in Lui, lo facciamo nostro, Lui ci dà un nuovo giogo, un giogo che è molto più leggero di quello che avevamo prima, però naturalmente il giogo ce l'abbiamo. Cosa voglio dire con questo? Che abbiamo la nostra responsabilità di credenti. Dice quindi il Salmo 119, versetto 45, camminerò nella libertà perché ricerco i tuoi comandamenti. Stiamo parlando di libertà e quindi nel momento in cui io vivo in Cristo, cammino in Lui, vivo nella sua libertà. E questa è la vera libertà. E poi dice più avanti, nel versetto 47, mi diletterò nei tuoi comandamenti perché li amo. Perché nel momento in cui noi accettiamo Cristo, noi abbracciamo tutto quello che è di Lui, e anche se qualcosa è apparentemente difficile da portare avanti come responsabilità, ma impareremo presto ad amare non solo Gesù, ma anche tutto quello che Lui ci dice di fare e di come farlo, perché alla fine sappiamo che abbiamo un ritorno, e il ritorno è la sua benedizione intorno alla nostra vita e quello che ci circonda, perché Lui vuole benedirci. La scrittura dice che il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma Gesù dice: io sono il buon pastore, sono venuto per dare la vita e vita in abbondanza. Questa è la soluzione di Dio per noi, quindi attraverso Cristo Gesù. Alleluia. Che bella la sua parola. Dice che
Per ottenere il riposo, abbiamo letto, Gesù ci ha detto una cosa importante. Dice: imparate da me. Imparate da me. Cosa dobbiamo imparare da Gesù? Lui dice: imparate da me l'umiltà e la mansuetudine. L'abbiamo appena letto e Gesù è stato sicuramente il rappresentante, diciamo, più grande che ci ha fatto vedere cosa significhi essere umile. Non lo possiamo leggere tutto ora, ma probabilmente posso darvi un compito a casa. Se non conoscete, non avete mai letto Isaia, capitolo 53, bene, leggetelo tutto appena avete un attimo di tempo. Leggete tutto capitolo 53 di Isaia e vedrete cosa dice. Dice e parla di un qualcuno che si esprime nella sua umiltà. C'è un versetto, il versetto 7, particolare, dove dice: maltrattato e umiliato non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori non aperse bocca. Questo è il nostro Gesù. Il capitolo 53 sta parlando niente altro, niente meno che di Gesù Cristo, il nostro Signore, il quale si è umiliato, è venuto in mezzo a noi, ha lasciato il cielo, è venuto tra di noi e si è umiliato così tanto e ha dato la sua vita e ha pagato il prezzo al posto nostro, ha versato il suo sangue per me, per te, per tutti noi. E quindi è veramente degno di essere ringraziato, riverito e riconosciuto per quello che lui ha fatto. E naturalmente abbiamo bisogno quindi di imitare in un certo senso quello che Gesù è stato, quindi umile e mansueto. Quindi bisogna avere un certo che di atteggiamento del nostro cuore, perché infatti dice: io sono mansueto e umile di cuore. Infatti il cuore è molto molto importante. C'è un versetto, dice Proverbi 22:4, dice: il premio dell'umiltà è il timore dell'Eterno, la ricchezza, la gloria e la vita. C'è un altro versetto che dice che l'umiltà va davanti alla gloria. Alleluia. Qui dice il premio o il frutto, no? Il frutto dell'umiltà è il timore dell'Eterno. Di conseguenza vengono la ricchezza, la gloria e la vita. Quindi le persone non devono pensare che solo a se stesse, quindi a star bene e quindi a ricevere, diciamo, benedizioni che non si sa da quale parte arrivano, perché se non arrivano da Cristo chissà da quale parte arrivano. Ma io e probabilmente anche tu che stai ascoltando vogliamo ricevere le benedizioni che vengono da Lui, dall'alto, e Gesù è venuto apposta, no, per dispensare le sue benedizioni. Quindi prendiamo atto che dobbiamo imparare da Gesù, quindi avere un atteggiamento sano, un atteggiamento del cuore proprio indicato, in modo che possiamo avere un cuore aperto per ricevere Gesù prima di tutto come Signore e Salvatore della nostra vita e naturalmente la sua parola, le sue indicazioni, i suoi comandamenti. Abbiamo anche letto prima appunto che il salmista dice: io amo i comandamenti di Dio, quindi io sono felice per questo. Quindi anche noi dobbiamo in questa maniera prendere esempio anche dal salmista e quindi innamorarci delle cose che appartengono a Dio. E una cosa interessante ho notato, un versetto precedente, il versetto 25, dice: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Ho notato due cose: la parola nascosto e la parola rivelato. Quindi c'è qualcosa che può essere nascosto e qualcosa che può essere rivelato. Queste cose sono nascoste a chi? Abbiamo letto, ai savi
e agli intelligenti. Il mondo pensa di essere savio, pensa di essere intelligente, ma noi dobbiamo essere più avveduti. Mi sono scritto qualche versetto che viene da Primo Corinzi 3, versetto 18, dove parla proprio della saggezza. Cos'è la saggezza dell'uomo? Dice l'Apostolo Paolo: nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questa età, diventi stolto affinché possa diventare savio. Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, poiché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. E altrove: il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani, sa che sono vani. Alleluia. A volte non ci si rende conto, perché facciamo appello alla nostra intelligenza, a quello che abbiamo imparato, a quello che sentiamo. Tutti ne sanno una più dell'altro. Ma diciamo la verità. Tutta la conoscenza, tutto quello che possiamo imparare, un giorno tutto finirà. L'Apostolo Paolo dice che la conoscenza sarà abolita, tutto finirà, ma la parola di Dio è quella che rimarrà in eterno. Ecco perché ogni volta noi dobbiamo ricorrere alla sapienza di Dio. Qui nella parola di Dio c'è la sapienza di Dio, è qui che si scopre. È qui che si va a vedere, qui che si va a cercare, qui che ci si tuffa e si va a capire quello che Dio vuole realmente per noi. E quindi grazie a Dio per quello che abbiamo imparato, grazie a Dio per la conoscenza che abbiamo acquisito, però dobbiamo imparare nell'umiltà, come abbiamo detto prima, a pensare che Dio comunque è più alto. E i suoi pensieri, dice, che sono più alti dei nostri pensieri. Anzi, io direi che c'è una grande differenza tra i nostri pensieri e i pensieri di Dio. Quindi, se abbiamo una certa idea su qualcosa, sì, le idee sono buone, i concetti sono buoni, ma verifichiamo se Dio la pensa alla stessa maniera. E grazie a Dio per la sua parola. Quindi queste cose che sembrano semplici, in realtà sono semplici. Abbiamo letto un paio di versetti, abbiamo visto la semplicità, quindi l'uso dell'umiltà, della mansuetudine, versetti che a parer dei savi sembrano di poco conto, ma questa è la saggezza di Dio, qui sta la saggezza di Dio. Ecco, tutto ciò è nascosto ai savi, però è rivelato, abbiamo letto, a chi? Ai fanciulli, ai piccoli fanciulli, alleluia. Un giorno, concludiamo con questo, Gesù chiamò un fanciullo, lo fece venire e disse qualcosa ai discepoli. Lo leggiamo, Matteo 18, versetto 1, dice: in quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. Mamma mia! Ma comunque Gesù ci riporta di nuovo a che cosa? All'umiltà. Perché il piccolo fanciullo, nella sua semplicità, la considerazione, diciamo, di ciò che è ideale, quindi la predisposizione ideale, quella della semplicità, dell'umiltà,
dice come lui dovete diventare. Infatti dice, non dice che dovete diventare fanciulli perché naturalmente siete cresciuti, avete la vostra età, ma dovete diventare come loro, come piccoli fanciulli. E grazie a Dio che Gesù sempre ci parla attraverso cose semplici e ci parla di come deve essere il nostro vero atteggiamento. Quindi se abbiamo problemi, se abbiamo difficoltà, se ci sentiamo travagliati, se ci sentiamo aggravati, andiamo al Signore. Andiamo al Signore. E la cosa che possiamo fare è deporre ai suoi piedi il nostro fardello, e deporre ai suoi piedi, diciamo, il nostro peso, no? Lo lasciamo a lui. E poi c'è una cosa interessante. Quando lui ci chiama, dice venite a me, noi andiamo a lui, dobbiamo andare a lui se vogliamo ricevere veramente benedizioni da lui. Ma c'è una cosa interessante. Quando andiamo a lui, lasciamo il nostro peso davanti a lui e prendiamo carico di un altro peso, del suo giogo. E dice l'ultimo verso, perché? Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Voi lasciate quel peso che è pesante, ma io vi do un altro peso che non è leggero, è dolce. Non vi farà fatica, non vi affaticherete alla stessa maniera, ma soprattutto ci darà quindi gioia, ci darà risposte, la giusta risposta, diciamo, nella vita quotidiana, perché a volte non sappiamo dove sbattere la testa, a volte veramente i nostri pensieri vanno di qua di là e non sappiamo bene dove dirigere la nostra attenzione. Ma oggi la parola di Dio mi dice venite a me. È Gesù che ci dice, ci parla, venite a me. Io sento questo richiamo, lo sto percependo, lo sto ascoltando, perché lui attraverso la parola mi chiama, mi dice venite a me, voi tutti che siete assetati. A chi si rivolge? A coloro che sono assetati. Sei tu assetato? Hai tu fame di Gesù? Bene, se hai fame di Gesù, lui ti sta facendo questo invito. Vieni, se hai sete di lui, vai a Gesù. Andiamo a Gesù, portiamo i nostri pesi a lui, li lasciamo là. Ma noi prenderemo, perché lui ci vuole dare un peso più leggero. Quindi prenderemo le nostre responsabilità con gioia, come il salmista, quindi riempiti della sua benedizione e con felicità facciamo il nostro dovere davanti a lui, camminiamo, no? Di fede in fede, come disse l'apostolo Paolo, davanti al Padre. E in questo voglio darvi la consolazione del fatto che insieme a noi c'è Lui tutti i giorni della nostra vita che ci accompagna. Con chi? Con lo Spirito Santo. Perché Lui dice, è buono che io vado al cielo, che salga al Padre, ma vi manderò un Consolatore. Quindi c'è qualcuno che camminerà con Lui. E Gesù attraverso chi? Il Consolatore. Il Consolatore sarà sempre con noi. E quindi è colui che consola le nostre vite, i nostri cuori, e ci porterà avanti di valore in valore, giorno dopo giorno, fin quando arriverà il giorno in cui ci chiamerà, ma noi saremo pronti per andare col Signore. E Lui ha promesso che avremo gioia e quindi avremo riposo, e questo riposo quindi non si limita solo a questo tempo, questo riposo va oltre, quindi è diretto nell'eternità. Quindi è un riposo che comincia ora, ma non finirà mai, perché con Gesù siamo nel vero riposo, Lui è il nostro riposo. Alleluia. Vogliamo pregare il Signore e diciamo, Padre, grazie per la Tua parola, grazie perché ancora oggi ci hai parlato e ci hai mostrato la Tua bontà. La Tua bontà è grande,
Alleluia. Dice la scrittura che la tua benignità dura in eterno e noi vogliamo credere in questo. Ti diciamo grazie Padre per il tuo figliolo, perché attraverso di lui noi possiamo ottenere tutti i benefici che hai riservato per ognuno di noi. Alleluia. Perché tu ci vuoi liberare dall'oppressione, alleluia. Ci vuoi liberare da tanti fastidi che abbiamo intorno, alleluia. Ma come tuoi figliuoli, noi vogliamo venire a te, quindi vogliamo abbracciarti, vogliamo rispondere alla tua chiamata, venite a me, alleluia. E grazie Padre, perché con te sappiamo che possiamo venire e abbandonare, lasciare ai piedi della croce, lasciare il nostro fardello, lasciare il nostro peso. E anche se dovremmo continuare a portare un giogo, ma questo giogo abbiamo sentito e ha detto Gesù che questo è dolce, è leggero, è qualcosa che possiamo portare facilmente. E vogliamo dire grazie Padre, perché tu ci hai tolto dal giogo di Satana, ci hai tolto da questo regno di tenebre per portarci a un regno di luce, al regno del tuo amato figliuolo. Alleluia. Ti ringraziamo ancora per la tua parola e chiediamo certo che le parole che abbiamo ascoltato, le parole che abbiamo letto nella Bibbia possano essere consolidate nel nostro cuore e che le possiamo meditare anche nei giorni che vengono, affinché la tua parola possa sostenerci, alleluia, e quindi fortificarci nella fede e quindi camminare con te giorno dopo giorno, quindi sempre più forti con te, oh Gesù, alleluia. Quindi ti ringraziamo perché sappiamo che in te abbiamo la risposta, alleluia. Quindi diciamo grazie, oh Padre, grazie per la tua parola, grazie per il tuo figliolo, grazie per lo Spirito Santo. E quindi tutto ciò lo chiediamo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome prezioso di Gesù, il tuo figlio, benedetto in eterno. Amen. Grazie Gesù, grazie. Amen, amen. Vi ringrazio per l'ascolto, alleluia. Fate tesoro di quello che abbiamo letto, fate tesoro quindi delle scritture, di quello che è stato detto, quindi meditate ancora nei giorni a venire, andate a leggere le scritture che ho citato, e quindi fate vostre queste parole, perché esse vi aiuteranno a rimanere più fermi nella fede, quindi sempre forti e sempre forti con Gesù. Alleluia. Amen. Pace a tutti e quindi ci risentiamo alla prossima volta. Dio vi benedica. Amen. Alleluia, pace a tutti.